Ciao ragazzi, benvenuti a un altro video del Trappolone. Oggi ci divertiamo un bel po' perché torniamo a parlare di uno di quei plugin che promette di migliorare tutto. Ho voluto fare quest'intro un po' divertente perché comunque ci tenevo a dire che quando si ha a che fare con questi tipi di plugin, qui entriamo in quei plugin che si possono definire migliorizer, un po' come il God's Particle, un po' come il Gulfos, insomma tutti quei plugin che hanno degli algoritmi che non ci permettono di capire bene dov'è da fare il miglioramento quando stiamo migliorando qualcosa. Ecco, diciamo che questi plugin vanno presi con le pinze perché molto spesso loro magari fanno riferimento a una curva che è considerata musicale per il 99% delle persone, ma noi in quel momento siamo quell'1% che vuole una cosa completamente diversa, quindi mi raccomando. Detto questo, il plugin di cui parleremo oggi è dell'OX Sound, che comunque è un brand che ormai possiamo definire rispettabile perché dopo aver fatto lo spiff, ma soprattutto il Soot, che è diventato uno standard per ridurre le sibilanti della voce ma anche di strumenti in generale, spesso anche di mix in fase di mastering, ecco, diciamo che dopo queste bombe mi aspettavo da Bloom un'altra bella bomba, e quindi in questo video voglio provare questo plugin e farvi vedere se effettivamente è all'altezza degli altri due, e soprattutto se è un plugin che si può anche paragonare con plugin che promettono di fare cose simili. Ora, se siete nuovi da queste parti, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale perché siamo quasi a 30.000 iscritti, e se riuscissimo a raggiungere le 30.000 prima della fine dell'anno sarei troppo felice, ma veramente troppo felice. Ma soprattutto, se vi siete da poco avvicinati a questo mondo della produzione musicale, vi consiglio di andare nel link in descrizione, dove troverete un ebook gratuito in cui vi insegno a creare il vostro mix template e un corso gratuito in cui vi insegno a mixare con delle video lezioni e dei multitraccia scaricabili prodotti professionalmente qui nel mio studio. Quindi tutto materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello. Ok, eccoci qui davanti alla schermata di Ableton. Ho già aperto un'istanza di Bloom che però spengo. Per questo video volevo farvi sentire questo brano che ho prodotto nemmeno 10 giorni fa per un artista che è tornato a fare un secondo pezzo e quindi che già conoscevate se seguivate il canale, ovvero Testa Rossa, che fa una sorta di synthwave col cantato in italiano, molto bello, molto anni 80 ma anche molto modern per altri aspetti. Quindi vi faccio sentire un attimo strofa ritornello, giusto per farvi entrare nel mood di quello che andremo a analizzare, e poi andremo, diciamo, a parlare dell'interfaccia del plugin e poi chiaramente a provarlo su diverse sorgenti. Ricordi il mare, come ci sentiva urlare contro ogni paura, contro ogni aspettativa al mare. Tu deluso sempre più da tutto quello che non ti capiterà più. Occhi verdi come dollari americani, vedo il paradiso ogni volta che si volta ogni. Il pezzo mi gira super bene, questo è praticamente il prodotto finito che andremo a pubblicare, però ecco, magari concentriamoci sul ritornello e potremo cominciare un attimo a sentire magari la drum in solo e sentire che cosa va a fare questo Bloom, così ci cominciamo a vedere anche un po' l'interfaccia. Quindi questa è la drum in solo. Una 707 classica, un po' saturata, ho utilizzato un po' di samples from Mars, che comunque mi stanno piacendo molto. Mettiamo il Bloom sul drum bass alla fine di tutto quello che ho fatto, comunque tutte cose molto semplici, roba di colore, tape simulator e un mag per schiarire un po', quindi insomma roba classica. Vediamo il Bloom che cosa fa, accendiamolo. Sentiamo che già sta facendo tantissimo, in particolare sugli attacchi, sento che il kick me lo trasforma. Fate caso al kick, quanto è appuntito in un modo e quanto è più spalmato sulle basse in un altro.
questo è uno di quei plugin che mi piace non solo per quello che fa, ma perché ci ha dato anche un'idea di produzione interessante, perché quel cambio che ha fatto sul kick che sento adesso senza toccare niente comunque già mi fa capire che effettivamente avere un kick poco poco più profondo, sentiamo nel mix, perché poi bisogna anche sentire nel mix. Primo click, effettivamente l'intervento che ha fatto ha anche senso mischiato con tutto il resto dell'arrangiamento, perché comunque effettivamente c'era, in questo pezzo c'è una mediosità che può essere un po' eccessiva, che è una scelta, però effettivamente avere un po' di carve, come ho sentito su questo plugin, senza vedere nemmeno quello che ha fatto, mi piace perché ha mantenuto comunque l'attacco del kick e quindi l'ha reso bello presente, ma allo stesso tempo ha spalmato molta più botta sulle basse ed effettivamente quello spazio sulle basse c'era. È stato un caso, perché non è che lui tiene conto di tutto il resto dell'arrangiamento che abbiamo, però ha fatto qualcosa che effettivamente sembra quasi obiettivamente più bello, a meno che uno non voglia mantenere quello stile. Quindi ricordate sempre, ha fatto qualcosa che è più bello perché magari è più musicale per l'algoritmo che ha, però non è detto che sia una cosa che vogliate in quella particolare situazione. Ricordate, non dovete farvi condizionare troppo da questo tipo di processori. Quindi abbiamo capito che se l'accendiamo fa qualcosa. Ora, cosa importante, possiamo bypassarlo anche da qui, che per esempio su Ableton fa molto comodo, e poi possiamo decidere l'ammontare della correzione che va ad apportare al suono con questo amount. Quindi zero immagino che non faccia niente, lo vedremo da questa schermata che ci permette appunto di monitorare quello che viene applicato. E poi c'è questa soglia superata che è uno squash, quindi comincia a schiacciare in maniera veramente violenta tutto. Vi consiglio di non superarla. Di sicuro questo è il parametro che ci permette di dosare meglio quello che stiamo facendo, e poi non contenti ci hanno messo anche un bel mix dry wet, quindi che ci permette anche di miscelare il suono non processato con il suono processato, che però magari è parzialmente processato, quindi ci dà molto molto controllo e questa cosa mi piace. Qui quality chiaramente la setterei a high, ovviamente avremo più latenza, ma in questo stadio della produzione, che è praticamente un mix barra mastering, nemmeno mi interessa. Quindi di base qui vediamo quello che sta facendo. Poi possiamo fare altre due cose interessanti, ovvero queste. Questo è l'intervallo all'interno del quale può avvenire la correzione. Quindi di base, se vogliamo che il plugin lavori tanto per tutto il nostro spettro, li lasciamo come li troviamo e va tutto bene. Ma se volessimo che per esempio questo plugin si prenda cura soltanto magari delle medio-basse, quindi di questo range qua più o meno, direi questo, tengo questi estremi qui e chiaramente lui va a agire solo su quella zona. Cosa molto bella se vogliamo magari mantenere l'originalità e la trasparenza di tutto il resto del nostro segnale, no? E comunque è pulito molto. Poi, altra cosa, beh, abbiamo dei filtri qui, semplici filtri di segnale, quindi di base sono un passo alto e un passo basso come in ogni equalizzatore. Comodo anche quando vogliamo chiaramente sentire un po' meglio la banda che stiamo processando, ma voglio dire, dubito che utilizzerete un plugin così per filtrare. E poi qui abbiamo un'altra cosa fighissima, ovvero la possibilità di accendere o spegnere delle bande, quindi di base diventa anche un parente di un multibanda che ci permette appunto di decidere questa frequenza muovendoci in orizzontale su ognuna di queste bande e di mandare verso l'alto, verso il basso l'intervento, quindi far tendere a enfatizzare quella banda oppure a ridurre quella banda, e quindi di base una sorta di EQ che guida questo algoritmo verso un'equalizzazione che definiamo noi.
Vedete, così io lo piloto e gli dico: guarda, fammi una roba come quella che stai facendo, ma più scura, più chiara, più bassa su questa frequenza, così via. Ovviamente possiamo anche isolare le frequenze per sentirle in solo, cosa bellissima. Insomma, avete capito. Quindi proviamo a creare un settaggio che ci piace, che non sia troppo esagerato, così ne mettiamo uno su ognuna delle parti del brano e poi vediamo che cosa ha migliorato. Ovviamente lo faccio lavorare leggerissimo perché io ero già soddisfatto prima del mio lavoro, no? Quindi voglio vedere, aggiungendolo, che cosa fa. Vediamo il basso. Qui si è mangiato un pochino di medio basse che effettivamente non erano bellissime ma davano un po' carattere. Vediamo se li possiamo enfatizzare un po' di tono qui. Questa cosa è molto bella, quindi ci fa capire che si comporta molto bene anche come EQ, che aggiunge qualcosa oltre alla semplice equalizzazione. Ok, così basso e batteria senza. Rimettiamoli. Beh, leggero, ma perché significa che era mixato abbastanza bene. Proviamo su qualche synth un po' particolare. Ecco, per esempio, lui qui, chiaramente sentendo un synth super brillante, propone di dargli tanta roba sui sub, ma noi qui lo tagliamo l'intervento perché comunque vogliamo che si concentri soprattutto sul mid-range in un synth come questo. Sembra che ha perso un po' di volume, non so se è la mia impressione. Devo dire che l'ha riordinato, mi piace, cioè comunque usato così al volo, estemporaneo, fa molte cose belle. Vediamo adesso sulla voce che cosa si inventa. Ogni volta mi sembrano 100, aspetta un momento. Ogni volta mi sembrano 100, aspetta un momento. Ha pulito moltissimo delle robe disordinate di riverberi che c'erano sul mid-range, si sente subito questa cosa. Ogni volta mi sembrano 100. Anche i 3 kHz molto più morbidi. Proviamo a dargli un po' più aria per curiosità. Ogni volta mi sembrano 100, aspetta un momento. Un pochino ci sta, secondo me. Questa roba qua non ho capito se entra in funzione anche prima di squash, ma secondo me sì. Proviamo a mettere l'attacco lentissimo. Ogni volta mi sembrano 100. Sì, lo fa anche se non squoscia. Ogni volta mi sembrano 100. Aspetta un momento. Mettiamone uno anche sul master, prima del limiter finale. Ogni volta mi sembrano 100, aspetta un momento.
Di default non mi piaceva tanto, però penso che sia un plugin pensato più per gli strumenti individuali. Però ecco, la cosa che mi piace, che ho notato subito, è quando porto giù la top end, che è la cosa che mi infastidisce di più in genere quando sto facendo master, perché a forza di ottenere chiarezza, saturazione, molto spesso ci troviamo questa top end, queste medio alte che esplodono un po' troppo. Ecco, quello che sta facendo qui mi piace molto. Ecco, questo punto d'aggancio per scurire un po' la top end, per renderla un po' più retro, un po' più anni 80, secondo me è bellissimo. Sentiamo un attimo se la porto su e la porto giù e troviamo un sweet spot, così poi bypassiamo e facciamo un resoconto di tutto. Magari è troppo, non lo so, però comunque fa delle cose in maniera molto credibile, cioè non sento mai robe che non mi tornano, anche se ci vado pesante con i settaggi, quindi il plugin penso che sia veramente, veramente valido. Che dire, di base è un ottimo competitor del Gullfoss, che ripeto, vi faccio anche vedere la schermata, perché tanto non stiamo a nascondercelo. Se uno si deve comprare un plugin di questi, sceglierà tra il Bloom e il Gullfoss, e onestamente non saprei nemmeno io quale consigliarvi, perché... Qual è il punto? È che qui abbiamo un plugin che ha, diciamo, dei parametri un po' meno interpretabili, perché recover, tame, quindi diciamo che qui dobbiamo capire bene cosa fanno questi parametri. Magari in questo caso c'è la possibilità di esasperare l'aggiunta di quello che manca e qui invece di esasperare la riduzione di quello che è eccessivo. E poi abbiamo il bias e abbiamo brighten, che di base sono parametri per tiltare un po' di più, e poi abbiamo questo boost, che non mi ricordo se era un boost di frequenza o un boost di quello che stava facendo il plugin. Onestamente penso che sia comunque la seconda che ho detto. Quando lo uso io in genere arrivo a malapena a 5-7%, e il tutto è anche raro che lo uso, perché comunque questi plugin quando li uso è più per avere una guida, però poi se posso fare quello che fanno con un processore più semplice lo preferisco, perché non voglio dipendere troppo da queste cose. Ma a volte queste robe qui sono le uniche cose che ci permettono ovviamente di ottenere un suono figo che funziona senza starci a impazzire troppo, oppure che ci suggeriscono come ottenerlo nel caso vogliamo quel tipo di risultato. Non sempre è così, ma quando è così, di base questi sono plugin che funzionano. Comunque, per farla breve, Bloom sicuramente è plugin da avere, come sicuramente è un plugin da avere il Gullfoss, però potendo scegliere io direi, se siete persone che fanno più mastering, questo forse è più figo perché fa qualcosa che non fa nessun altro plugin. Se siete più persone che cercano miglioramenti in tracce individuali o comunque bass o comunque gruppi di strumenti, andrei più su questo, perché il controllo che c'è sulle frequenze, sul range di frequenza e tutti questi parametri qua sono estremamente intuibili, estremamente simili a quelli che troviamo in un compressore multibanda, con la differenza che c'è un algoritmo che comunque spacca un po' come questo, ovvero che analizza il nostro segnale in tantissime parti, in tantissimi pezzi, e quindi in tempo reale poi riesce a fare tutte queste correzioni su tutte queste bande e ci permette di avere un segnale che è molto più fermo, molto più corretto e molto più musicale quando serve in quel modo. Detto questo, io comunque faccio i complimenti a OX Sound, perché il plugin l'ho trovato veramente incredibile e sicuramente sarà uno di quei plugin che continuerò a usare quando mi serve qualcosa che fa una roba in questo modo e non ho voglia di perdere mezz'ora per capire come farlo io. Niente, detto questo, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se vi piace questo plugin, se l'avete preso e se l'avete provato e che impressione vi ha fatto. Qualsiasi cosa, se volete migliorare, link in descrizione, trovate il mio Patreon dove potete supportarmi e seguire le mie lezioni esclusive molto lunghe. E poi c'è la mia Academy dove troverete corsi e masterclass professionali per diventare sempre più bravi. Detto questo, io direi che per oggi è tutto. Love.